23.000. 24.000. E secondo lei chiederne 10.000 per un C1 non è un attimo esagerato? Se le va, perché la Lazio ha altri incassi. E voglio dirle, certo. Ma le sovvenzioni della federazione? No, quale sovvenzione? La Lazio viene sovvenzionata. Scusi, perché se lei è andata in Coppa UEFA non ha preso i soldi? Ma che c'era l'altro giorno che è stato eliminato, mi scusi una cosa. Le partite in casa che avete fatto in Coppa UEFA non sono i casi. Ma qua, ma che c'entra? Mica gli dà la federazione, che dice? Scusi, lei faccia il giocatore, non faccia niente. Non si metta a fare il presidente, che non è il mestiere suo. Allora, la federazione non dà nessuna. Allora, innanzitutto, mi scusi una cosa, lei ha parlato tre quarti d'ora e l'ho ascoltata tre quarti d'ora. Sì, io non sì. voglio assolutamente litigare con lei, però lei deve misurare le parole anche con le persone che non conosce. Perché altrimenti io prendo e me ne vado, perché persone come lei, che non danno il contraddittorio, non sono abituato ad ascoltarle. Grazie, ma scusi, mi perdoni, chi è lei? Ma chi sono io? Ma chi è lei che non dà il contraddittorio? Non lascia parlare! Ma lei fa il giocatore, vengono dati direttamente alla federazione! Quando l'ho toccata sul marketing e sul numero si è innervosito, perché non può pretendere 23.000 spettatori di abbonati in Lazio e chiederne 10.000 alla serenità! È fuori di testa lei! Ma io sono fuori di testa! Lei ha parlato che lei è fuori di testa! Prendiamoci un attimo tutti! Il marketing facendo parte del giocatore! Calmiamoci un attimo tutti, presidente. Qual è la differenza? È proprio questa. Allora, calmiamoci tutti. Perché io ho dimostrato una capacità di gestione che l'altro ci hanno. Allora, il rapporto ovviamente era sul numero degli abbonati della Lazio. Pronto? Sì, presidente, ci ascolta. Sì.